Ma mi viene da dire è un punto che ci portiamo a casa, che fa classifica, perché l'importante è anche comunque non perdere queste partite, perché è stata una partita difficile, loro giocavano un buon calcio, noi la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo dato continuità alle prestazioni che abbiamo fatto le scorse giornate, quindi è un punto importante che muove la classifica, che ci fa restare lì in piena zona playoff. E penso che ci renda ancora più consapevoli delle nostre forze. Il rammarico penso che possa essere il fatto che ci manca di fare sempre quel passetto, però non ci deve assolutamente demoralizzare, perché la squadra c'è, il gruppo c'è e in campo penso si veda, su questo non c'è dubbio. Ma io sono sincero, l'ho sempre sentita questa stima da parte degli allenatori che ho avuto. Ho avuto un buon rapporto sempre con tutti, anche con Novellino quando non giocavo tanto, ma si parla sempre di scelte tecniche e il giocatore deve fare il giocatore. Mi fa piacere quello che dice il mister, ma penso che abbia un giudizio positivo su tutti i ragazzi. Sì, no, è una cosa comunque che fa piacere. Diciamo che non mi cambia niente perché gioco sempre con la stessa testa e con la stessa voglia, però comunque indossare la fascia di capitano e rappresentare la Juve Stabia. Per me che arrivo comunque da Lecco, sono sincero, magari all'inizio non l'avrei mai immaginato il primo anno, però sono molto contento. Ma assolutamente, ho già fatto una prestazione bellissima. E non è facile passare da giocare mezzala a difensore centrale. Lui l'ha fatto con grande intelligenza e questo, come hai detto tu, sottolinea la predisposizione che c'è in questo gruppo. Siamo tutti uniti, compatti col mister e dobbiamo continuare su questa strada. Sì, assolutamente. Noi probabilmente lo viviamo con un po' di rammarico perché sappiamo anche noi, perché comunque le azioni le costruiamo, adesso arriviamo anche a calciare, a creare, quindi quel passo l'abbiamo fatto, ci manca il passo del gol che è un passo importante, però non lo sentiamo come un peso ed è una cosa che non riguarda solo gli attaccanti, riguarda centrocampisti, difensori. È una cosa che riguarda tutti, spero e sono convinto che arriveremo anche a quello. Dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada, perché secondo me quando insisti e sai che la strada è quella giusta, poi i risultati arrivano, come abbiamo passato un periodo difficile, quelle quattro partite in cui abbiamo fatto un punto e ne siamo usciti alla grande, adesso dobbiamo continuare consapevoli dei nostri mezzi. Salaco. Buonasera Jacopo, Ciao. innanzitutto complimenti per la tua prestazione in campo. Grazie. Stasera abbiamo conosciuto la tua famiglia, prima la tua sostenitrice. Quanto vale per te in questo momento il tifo della curva e soprattutto quanto valgono anche le parole di mister Colucci, di stima e di incoraggiamento dopo la prestazione nel cerchio finale? Ma allora, con la curva c'è un rapporto bello, penso, perché gli applausi di fine partita ci fanno molto piacere. Noi siamo andati un po' magari ancora rammaricati, però ci danno la forza per andare ad Avellino a fare una partita importante. E il cerchio a fine partita penso sia la dimostrazione che siamo una squadra unita. Il mister ha avuto delle belle parole. Noi siamo compatti e dovremmo esserlo sempre. Giusti? Ciao Jacopo, buonasera. Ciao. Ciao, volevo chiederti, siete praticamente la migliore quarta difesa di questo campionato. Oggi Barosi ha portato a 372 minuti la sua imbattibilità nelle ultime partite. Da centrocampista dedito molto alla fase di copertura soprattutto. Sei orgoglioso di questi risultati che stanno arrivando? Soprattutto per la vostra fase difensiva, che secondo me è una delle migliori di questo campionato, a prescindere poi dagli errori nella finalizzazione che ci sono, che sono, come dicevi tu prima, probabilmente il vostro step, diciamo, successivo da dover fare. Assolutamente. Ma penso che debba essere motivo di orgoglio, perché dietro a questi dati c'è un lavoro di squadra che va avanti da luglio. Penso che anche nella fase difensiva siamo migliorati tantissimo. Il fatto che prendiamo pochi gol è testimonianza. È un lavoro che parte dagli attaccanti, che coinvolge i centrocampisti, che poi risalta i difensori, però è un lavoro, un grande lavoro di squadra. Bollano. Jacopo, c'è poco tempo per pensare a questo pareggio e a tutto quello che ne consegue. Come hai detto tu, mercoledì adesso c'è l'Avellino. Due
partite successivamente in trasferta, prima Avellino e poi Andria, ecco, questa partita con Avellino, un derby, il mister dice sono tutte sentite, però ovviamente lo sappiamo che per il tifoso medio quelle sono le partite in cui non si vuole fare brutta figura. L'Avellino viene da un momento brutto, anche se poi Collettano ha vinto oggi 4-0, è una, diciamo, un avversario sicuramente ostico. Come diciamo, vi sentite voi in preparazione di questa partita? Sì, andiamo ad affrontare una squadra forte, con una classifica che non rispecchia le qualità che hanno. Però dobbiamo affrontarla come una partita come tutte le altre, perché tutte valgono 3 punti e adesso soprattutto per il fatto che abbiamo due partite fuori casa consecutive, dobbiamo essere tranquilli, spensierati e giocare come sappiamo. Grazie a tutti. Grazie a voi.